Fedez è rientrato a casa dopo essere stato ricoverato in ospedale per oltre una settimana a causa di due ulcere che hanno causato gravi emorragie. Il giorno successivo al suo congedo dall'ospedale, il Corriere della Sera ha pubblicato un'intervista condotta da Aldo Cazzullo con il rapper. In questa intervista Fedez ha raccontato: "Ho perso circa la metà del mio volume di sangue corporeo, ma ora sto molto meglio." Il rapper ha inoltre condiviso il momento in cui ha avvertito per la prima volta l'emorragia, ricordando che la sera prima di partire per Los Angeles ha avuto uno svenimento che è stato il primo segnale di quello che sarebbe diventato un serio problema di salute. "Se non mi fossi accorto di quanto stava accadendo, sarei stato male sull'oceano su un aereo diretto a Los Angeles e non so come sarebbe finita", ammette. "Invece, per fortuna è accaduto mentre ero a casa e al primo allarme corso in ospedale. Avevo messo a letto i bambini, avevo già avuto cali di pressione, ne è arrivato uno più importante, sono svenuto. Poi ho chiamato l'ambulanza", racconta. "Arrivato in ospedale gli è stata diagnosticata la melena, poi l'intervento d'emergenza, due trasfusioni e una nuova ricaduta. Ho avuto un'emorragia ischemica sempre allo stomaco, così hanno dovuto riaddormentarmi e intervenire nuovamente."